Oggi mi voglio preparare sti rustici con i wurstel. Che ci vuole? Io la pasta sfoglia già confezionata, i wurstel in forno. Beh, è venuto proprio un risultato del c***o. E dai, e dai, e dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo. Per burino più grinch del web. Quanti di voi sanno davvero cucinare? Cucinate per sopravvivere o per piacere? Sicuramente avete un piatto che vi riesce benissimo e guai a chi ve lo tocca. Mazzi, poi magari tutto il resto è semplicemente commestibile, ma va bene. Durante la quarantena in particolare tutti si sono cimentati nella cucina. Tanto quello se faceva. Se magnava, se puliva, ma non c'è se puliva, tanto stavamo chiusi dentro. Oggi vedremo i risultati disastrosi in cucina di quel brutto periodo. Gente che non ha mai messo mano ai fornelli. E la mattina così si è svegliata. Così, de botto, senza senso. Sentendosi lo chef di casa. Ma prima, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Oh, oggi voglio preparare proprio una bella torta al cioccolato. Una torta a forma di porco spino. Eccolo qua. Un po' di sorriso gengivale, ma è buonissimo. Cioè, pensate che magari sta torta l'ha preparata un papà al figlio di 6 anni. Ecco tesoro, buon compleanno, ti voglio bene. Oggi faccio il pollo con le patate per tutta la famiglia. Eccoli qua, ne ha messi 2 in forno. E visti da questa prospettiva mi ricordano qualcuno. Amore mio, domani a colazione ti faccio i croissant in casa. Belli friabili, leggeri, lievitati. Ecco qua. Buona giornata! Ma vabbè dai, sei solo dimenticato ad arrotolarli, per il resto sono perfetti! Melanzane al forno! Vabbè, qua non è che ci vuole una scienza a prepararli, eh! Li puoi fare così, tagliate a metà, oppure lo pigli intero e lo metti nel forno, come i peperoni! L'importante è che poi ti ricordi dove hai lasciato il coltello! Ma che bei biscottini a forma di faro! Ah no! A forma di pene. Il pane con la cannella. Questi sono buonissimi. Beh, è un ammasso esploso, però sono buoni. Oh, voglio preparare questi biscottini a forma di coniglietto per i miei bambini quando tornano da scuola. Sorpresa, eccoli qua. Bagnateveli. E non mi fate arrabbiare ora, eh. Ma ci sono applicata tutta la mattina. Ma che bei pretzel. Che ci vorrà mai a farli? Basta intrecciare la pasta e inforni. Ecco qui. Sembra, non lo so, la cacca di qualche animale che si è mangiato 2 chili di curcuma. Che soffici panini a forma di... Boh, sembrano fuochi? Li voglio preparare per la mia ragazza. Tiè, guarda come ti guardano innamorati. Ma sa che questi quando li tiri fuori dal forno diventano una cosa sola. Che bella la rainbow cake. Che bei colori, come si presenta bene. Ecco qui. Oh, almeno ha preso lo sforzo. Ma che ci vuole a preparare sushi in casa? Pigli un po' di riso, una fetta di salmone, ce la schiaffi sopra e... Questo è il risultato. Oh, a casa c'avevo solo il riso basmati e un po' di salmone in scatola dell'ultima guerra. Che graziose stelline fritte con lo zucchero sopra. Le metto subito a prepararle che tra 2 ore arrivano gli ospiti. Beh, queste sono stelline incinte e poi ne partoriscono altre. Pane leggero! Durante il lockdown ci siamo pure messi a fare questo. Quando riuscivi a corrompere l'addetto al supermercato, ma fatti mettere da parte il lievito! E voilà! Mamma mia, dà proprio un senso d'asfissia. Pare il terreno arido. Tesoro, stasera ti faccio i bignè, poi li riempio di crema e ci guardiamo un bel film. E la sera? Amore, il film sta per cominciare. Come sono venuti i bignè? Insomma, la forma non è proprio perfetta. Oggi c'ho proprio voglia di un ciambellone al cacao. E vabbè, oh, non tutte le ciambelle escono col buco. Questo comunque è un signor ciambellone, anzi un signor ciambellano. Voce del culo! Tesoro, esco a comprare i piadine che ce le facciamo per pranzo. No, amore, ma che sei matto? Io i piadine me li faccio in casa. Beh, senti, anche un calzone va bene lo stesso, no? E dai, preparami le uova col pomodoro, non ci vuole niente. Vabbè, ecco qua, magna tranquilla, io esco. Oh, domani a Pasqua c'ho pure ospiti importanti, voglio fare bella figura. E voi, bambino, mi raccomando, non fatemi fare figuraccio. Io vado in cucina, eh? Ecco qua. Cioè, dalla faccia dei porcini sembra che dicono sopprimeteci, vi prego, siamo orrendi. Le seppie ripiene con contorno di patate. Buonissimo, come si presentano bene. Se te prepara a pranzo, poi mi porti a fare shopping, eh? No, vabbè, ho cambiato idea, restiamo a casa oggi e mangiamoci sti stronzi. Vabbè, ho visto che l'ultima volta il pane non mi è uscito bene, voglio comunque superarmi. Voglio farlo con le noci. Beh, vabbè, è uscito fuori un Ferrero Rocher, ma è buono. Il polpettone. Oh, fare il polpettone non è facile, eh? E infatti, eccoci qua. Beh, oh, questo si è applicato per fare i biscotti di Pasqua. Fatti pure incinti. E quando li cuoci ti guardano ancora più male. No, no, stavolta vado di pane in cassetta. Lo so fare soffice e leggero. Vabbè, dai, rimane un po' sullo stomaco, ma la farina ce l'ho messa. Che bei biscottini, nini. Vabbè, poi sono cresciuti, se sono un po' allargati. Allora, qua non vi faccio vedere come doveva venire. Vi faccio vedere direttamente il risultato finale. Secondo voi che animale voleva riprodurre con questo dolce? Cioè, è inquietante. Voleva fare il suo cagnolino. Cioè, a sto cane gli fai venire i complessi, se starai chiedendo. Ma veramente sono così brutto? Questo è il churros spagnolo.
spagnolo. Vabbè dai, oh, più o meno la forma è quella. E questa è la crema del nonno, la crema al caffè. Io me la faccio a casa, perché devo spendere i soldi al bar? Ecco qua, pare vomito de gatto. Pancake con dei mirtilli. E poi te esce fuori un personaggio da Tim Burton. Oh, domani mattina preparo questi soffici panini al latte a forma di coccinella per l'amore mio. Ecco qui, beh, pare un incrocio tra il sasso de Fantaghirò e Freddy Krueger. Vieni a casa che te faccio un cocktail che ti sembrerà di stare ai Caraibi. Ma serve solo una banana per fare il delfino. Ecco qua, vabbè, è uscita fuori una murena, ma va bene lo stesso. Che bella torta pasquale, la voglio fare uguale uguale. Ecco qua, mo non sta a badare all'estetica. Assaggia e poi mi dice: una torta arcobaleno per i miei bambini. È uscito fuori il bucio de culo di un unicorno. No, no, ma che te metti a ordinare la torta in pasticceria? Faccio io la torta ai bambini? Non è manco sbagliato, oh, nelle prime stagioni dei Simpson Homer lo disegnavano così, eh. Faccio una bella torta, è che mio figlio è appassionato dei draghi, storie epiche. Ci ho provato a fargli il drago, solo che abbiamo proprio scuoiato. Bella sta torta, chi l'ha fatta è un artista. Un po' meno questo che ci ha provato. Oh, almeno a riproduzione c'è uno sguardo più contento dell'originale. Voglio fare i biscotti per la serie Andrà tutto bene. Andrà proprio tutto bene. Oh, ci ho messo 2 ore per fare sto biscotto a forma di coniglio. E poi quando è uscito dal forno si è proprio rilassato. Per oggi è tutto. Oh dai, alcune cose magari erano pure buone. Certo che anche l'occhio vuole la sua parte. Scrivetemi nei commenti se anche a voi vi piace cucinare, sperimentare con coraggio delle novità, o preferite rimanere sul riso bollito. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Babule!